un vero e proprio corpo a corpo, in qualche modo si fanno i conti non solo con Corinti, ma con un'esperienza, anche con la nostra esperienza, che non è solo un'esperienza politica, ma è anche un'esperienza emozionale, perché è chiaro che noi dentro questa esperienza ci abbiamo messo un investimento politico, ma ci abbiamo messo anche un investimento umano. Questa esperienza ha lacerato rapporti decennali per le differenti collocazioni che nel corso del tempo si sono date. Allora forse, probabilmente, questo libro, che io adesso non so se interpreto anche il pensiero di Nina, ma ne abbiamo parlato tante volte, forse è il modo con cui noi usciamo definitivamente da questa storia. Era necessario che, sebbene nella conferenza stampa delle dimissioni abbiamo raccontato le ragioni, era necessario approfondire, anche con il distacco che il tempo ti dà, un'esperienza per superarla definitivamente dal punto di vista politico e umano, e proseguire avanti, andare avanti per il proprio percorso. Allora, forse quest'ultimo atto, come atto in che si consegna alla città, per cui la città può adesso confrontarsi anche con un altro punto di vista, che però è un punto di vista di chi dentro questa vicenda è stato in qualche modo parte, che ne ha vissuto tutti i passaggi, e che può raccontare alcune cose che forse altri non possono raccontare. Dentro il libro, per esempio, il libro naturalmente non è un libro di memorie, cioè non è una narrazione di quei 3 anni, però ci sono 2 capitoli che sono 2 capitoli di aneddotica, all'interno dei quali ci sono degli episodi che ovviamente soltanto noi possiamo raccontare perché li abbiamo vissuti. Sono episodi che riguardano alcuni passaggi della campagna elettorale, sono episodi che riguardano anche alcuni passaggi soprattutto del primo periodo del rapporto con Renato e con la Giunta, e ovviamente soltanto noi potevamo raccontare questa parte. Quindi diciamo che un elemento fondamentale di questo libro è il fatto che il libro adesso ha una forma, ma noi l'abbiamo scritto, abbiamo incominciato a scriverlo dopo che ci siamo dimessi. Ci abbiamo messo quindi un po' dimessi, cioè ci sono varie redazioni del libro, e il libro piano piano è un po' cambiato, è diventato qualcosa di diverso. È cambiato anche perché si allontanava da noi. Rimangono ancora degli elementi, un elemento di rabbia forse c'è ancora dentro il libro, perché comunque questo libro è anche la confessione di una sconfitta, perché se noi siamo dovuti andare via perché il nostro progetto politico non si è realizzato, quello che noi volevamo fare non siamo riusciti a farlo, e noi di questa cosa ce ne portiamo addosso la responsabilità, cioè non ci tiriamo fuori da queste esperienze, in qualche modo ci sono delle responsabilità anche nostre. E però piano piano, raccontandolo, ci siamo resi conto che, appunto, come diceva prima Nina, questo libro non parla solo di Corinti, ma parla di una modalità che si dà oggi in questa fase politica, per cui piano piano questo libro è diventato lo studio di un caso, e attraverso lo studio di questo caso si dà la lettura di una fase politica. Ora, uno degli elementi fondamentali di questa esperienza è l'elemento del linguaggio. Dal punto di vista del linguaggio, l'esperienza, il fenomeno di Corinti è un fenomeno assolutamente estremo. Cioè, noi siamo abituati, no, al consumo delle parole, siamo anche abituati al fatto che le parole abbiano perso il loro significato originario. Però nel caso di Corinti questo aspetto diventa fondamentale, diventa profondo, diventa addirittura clamoroso. Ci sono alcuni episodi che hanno assolutamente dell'incredibile. Io un paio li voglio citare perché me li ero segnati poco fa. Uno riguarda per esempio la volta che Corinti va a Marzabotto. Cioè, Corinti va a Marzabotto
la patria dei partigiani, no? Si sale sul palco, si mette il fazzoletto rosso, incarna il partigiano, ma non solo il partigiano, incarna il partigiano comunista, quello col fazzoletto rosso, quello con la... Dopo 2 minuti torna a Messina e dice che non è né di destra né di sinistra. Cioè, ma il problema qual è? Il problema è che io potrei pure essere d'accordo con questo, un po' lo seguivo su questo sistema, nel senso che il mio pensiero, ad esempio, era contro questa destra per il superamento di questa sinistra che evidentemente non riesce a dare le risposte ai bisogni che la società... No, lui no, lui è veramente equidistante tra la destra e la sinistra, ma questo non gli impedisce di andare a Marzabotto, mettersi il fazzoletto rosso e fare la parte del partigiano. Allo stesso modo, lui fino all'altro giorno ha dichiarato di essere anarchico. Ora, le parole un piccolo significato ancora dovrebbero averlo anche dal punto di vista teorico, ma io penso a lui che dice che è anarchico, dopodiché sugli scalini sulla scalinata qui della piazza, qui durante il comizio contro la sfiducia, a un certo punto dice queste parole. Dice: ci hanno fatto diventare brutta anche la parola potere. E invece il potere non è una cosa brutta. Il potere, in fondo, è, se il potere è per il bene comune, il potere è una cosa buona. Ci sono tanti che esercitano il potere in maniera buona, e cita i genitori, gli insegnanti e i preti. Ora, se c'è una cosa che appartiene al pensiero anarchico, al pensiero libertario, è la pedagogia libertaria, che mette in discussione proprio queste tre figure. Ma questo che cosa ci dice? Questo ci dice che è la sua, quando noi diciamo per non aver compreso il fatto, non è che noi diciamo semplicemente che lui non ha compreso un qualche elemento, è che lui è paradossale. Lui inconsapevolmente oggi incarna esattamente il corso dei tempi, ma lo fa con una ignoranza, mettiamola così, una ignoranza delle cose. Il metodo è sempre quello di indicare un capo espiatorio, cioè loro non riescono a fare le cose perché c'è sempre qualcuno che ne ha la colpa, non perché loro sono privi di una progettualità politica. Ora, uno degli elementi su cui verifica di più questa rielaborazione delle parole è esattamente quello del piano di riequilibrio, è proprio quello dei creditori. Cioè, fino a pochi giorni fa Renato a Corinti ha detto: noi dobbiamo pagare i debiti perché pagando i debiti paghiamo le persone che stanno fuori dal comune. Usate questa espressione, le persone che stanno fuori da quella porta, che hanno lavorato per il comune, che quindi devono essere pagate. Noi gliel'abbiamo spiegato in tutte le sante lingue, così come per esempio abbiamo provato a spiegargli che quello che lui ha chiamato archivio storico per 105 anni, 10 anni, non è un archivio, ma è patrimonio librario. Però cioè, lui è proprio, non sente quello che le persone gli dicono. Allora, sulla questione dei creditori, noi l'abbiamo detto mille volte, l'abbiamo spiegato, però volutamente probabilmente lui ha la necessità di, per giustificare il piano di riequilibrio, ha la necessità di negare questa evidenza. Ora, io non vi voglio togliere il piacere poi di leggervi tutti i creditori e tutti, quindi, lo studio che abbiamo fatto, cioè, sono tutti ovviamente ogni dato è supportato dalla delibera dal quale quel dato è stato preso. Quindi i 37 creditori singoli, 37, che superano il milione di credito del comune, coprono il 69,3% di tutta la massa debitoria, cioè 37 creditori singoli si beccano il 70% della massa debitoria. Se a questo noi aggiungiamo il contenzioso legale legato a una serie di
diciamo, cause che sono in larga misura determinate dalla lentezza della macchina amministrativa, che il comune ha 14.500 creditori, ma che il credito è fortemente concentrato in pochissime creditori singoli. E attenzione, quando Signorino dice sì, però se noi paghiamo rilanciamo l'economia cittadina, anche andando a vedere chi sono questi creditori singoli, si scopre che questi creditori singoli sono molto spesso società non di Messina, quindi insomma è abbastanza poco credibile che tu rilanci l'economia cittadina con società che non sono di Messina. Spesso sono società già fallite, spesso sono i carrozzoni clientelari delle partecipate. Noi questo elemento delle partecipate l'affrontiamo e lo prendiamo per il peso di peso. Addirittura diciamo una cosa che è forte anche per gente come noi che viene dalla sinistra. Noi diciamo la questione delle partecipate non può essere vista soltanto attraverso il profilo della difesa dell'occupazione, perché altrimenti si fa pagare a tutta la città, a 250.000 abitanti, il prezzo di gestioni clientelari e spesso anche criminali. Forse, ecco, le partecipate, per come sono state gestite qua, sono elementi inquinanti, non possono essere risolte così. E quindi la prima cosa che Renato Accorinti e i suoi assessori avrebbero dovuto fare da questo punto di vista sarebbe stato quello di fare innanzitutto immediatamente chiarezza, prendere tutti i bilanci delle partecipate, portarle in piazza e fare capire come si è formato quell'enorme massa di debito che viene dalle partecipate. E il fatto che questa esperienza è andata come è andata non vuole dire che noi non siamo ancora per anomalie felici e produttive. E chiudo soltanto ricordando, e poi magari Armando mi chiamerà a dire qualcosa, questo libro, come diceva prima Nina, è anche un libro collettivo, è un libro a cui hanno partecipato molte persone, altre non vi hanno partecipato ma ci sono dentro per il sentimento che hanno messo dentro le cose che insieme abbiamo fatto.